Al plecottero. Eccomi qua, sono sul Titicaca, 4.000 metri, metro più, metro meno. Da qui, dal Titicaca, andremo a Cusco e a Machu Picchu, un viaggio che Darwin avrebbe tanto voluto fare qui in Perù, ma che non ha fatto, perché è rimasto fermo a Lima. Se fosse venuto qui, si sarebbe chiesto cosa è successo al lago Titicaca e se si riempì d'acqua improvvisamente, come dicono le leggende. Dicen que antiguamente en lugar del lago lo que había era una pampa gigante. Cecilia, scrittrice di leggende, mi dice che fu tutta colpa di un passerotto. E il pajarito iba donde quería y comía lo que quería. Che per bere scoperchiò la pietra che stava nella pianura dove ora c'è il lago. Era la época en que los animales hablaban. ¿Y por qué no podría yo? Perché non potrei io? Tomar agua de allí. Prendere quell'acqua lì. Beve l'acqua e cominciò a salire l'acqua, salire l'acqua. Muchissimo. L'acqua. E divenne lago. E matava la gente. E uccideva la gente. Desaparecieron las casas. Un disastro. Ma se questo disastro non fosse che il ricordo di un avvenimento catastrofico che sommerse una città pre-incaica in fondo al lago, le cui tracce sono state trovate anche da Cousteau, l'esploratore degli abissi. Già Cousteau? Cousteau, yeah, él también vino. È venuto qua. Y vino con... Ed è venuto con una apparecchiatura per sumergirsi. Certo. Hanno trovato delle mura molto mura ampie, grande. Altari. Alla ricerca di Atlantide, due veronesi scoprono una civiltà sommersa sulle Ande nel lago Titicaca, tra i reperti un idolo d'oro di 40 kg. Lorenzo Epis, speleologo, dico bene? Ecco, abbiamo una testimonianza recentissima perché ci sei andato, sei tornato adesso. Adesso. Rispetto al lago Titicaca, abbiamo una testimonianza recentissima di ciò che c'è sotto il lago Titicaca. Che cosa c'è? Ci sono delle città sommerse, ci sono delle tracce evidenti di grandi civilizzazioni di tantissimi anni fa. Le possiamo anche vedere, ma dimmi una cosa, si dice che sul lago si buttava, si andava e si buttava naturalmente oro, si buttavano piatti dorati per donarli appunto a questo grande Viracocha, alle divinità in qualche modo. È questo che avete trovato o avete trovato altro? Abbiamo trovato degli oggetti. Abbiamo trovato degli idoli anche d'oro, sicuramente gettavano di tutto nelle zone sacrificali, nelle zone devozionali, no? Certo. Però noi eravamo alla ricerca di strutture a una profondità media di 100 metri per identificare la datazione delle civilizzazioni preincaiche, quindi abbiamo incontrato con l'utilizzo di robot subacquei, perché là immergersi è freddo, terribile, 4.000 metri, è una cosa terribile, no? Infatti ti vedo provato. Quindi abbiamo trovato invece un tempio molto grande, su 7 livelli, di circa 3.000 metri quadri. 3.000 metri quadri? Sì, grandissimo. Tu stai parlando quindi di che periodo? Io sto parlando da 5.000 a 6.000 anni fa. Questo è il periodo in cui è stato provato scientificamente il lago aveva una batimetria, quindi era più basso di 150-200 metri. Questa è cosa che permetteva appunto questa presenza di questi templi proprio in riva al lago alla fine. Ed è lo stesso problema che si pone con Puma Punku, con Tiwanaku, che abbiamo visto appunto, può avere una datazione molto più arretrabile di quanto non si dica e non si ammetta. È un segreto da svelare come il lago Titicaca, che prima era un mare, sia poi arrivato a quell'altezza, lo diceva anche Darwin, tutto procede in qualche modo per catastrofi successive e questo forse è una storia che va indagata. Ma se ogni tanto arrivassero catastrofi immani che cancellano civiltà e sterminano specie, bisogna farla questa ipotesi, anche Darwin ci ha pensato. Che cosa ha sterminato tante specie e interi generi? La mente dapprima è spinta irresistibilmente a credere a qualche grande catastrofe. Ma per distruggere tanti animali, sia grandi che piccoli, nella Patagonia, in Brasile, sulla cordigliera del Perù, bisognerebbe scuotere l'intera struttura del globo. Eh sì, è un dubbio, perché no? Catastrofi cicliche, influenzate da eventi cosmici. In questo viaggio mi interrogherò su questa eventualità, perché tutto procede per catastrofi. Facciamocene una ragione!